Gentili istituzioni, autorità, cittadini del comune di Monte Sant'Angelo, mi dispiace non essere con voi in questo momento, nel giorno in cui avete organizzato la celebrazione dell'Arcangelo in un momento di grandi tensioni e di conflitti mondiali. L'Arcangelo, una grande figura che ci insegna la forza e la verità, ci dà la spinta per cercare dei valori universali. In un momento difficile, dove da poco abbiamo passato una pandemia che ci ha lasciato molte ferite, nello stesso tempo abbiamo anche avuto problemi di crisi economica a livello globale e per ultimo i climate change, i cambiamenti climatici che sono ancora di fronte a noi come un grande problema, che testimonia ancora come l'uomo abbia messo in pericolo il proprio futuro. E ancora oggi, appunto, il conflitto in Ucraina ci ricorda come l'uomo è in pericolo per una guerra che non ha senso, che non avrebbe dovuto succedere e che oggi ci spinge a riflettere. Come mai ancora oggi l'uomo entra in guerra? Come mai ancora oggi prendiamo le armi e abbiamo sofferenze e atrocità? Come se non ci fosse una memoria del passato. Questa mancanza di memoria purtroppo fa anche parte dei nostri tempi, di un'informazione sempre più veloce, accelerata, che ci impedisce di fermarci a riflettere, a metabolizzare cosa sta succedendo. Grandi temi dell'umanità spesso entravano nelle famiglie, venivano tramandati, le guerre, le sofferenze venivano trasferite di padre in figlio. E questo in qualche modo rappresentava una memoria che ci ha accompagnato, ma oggi sembra che anche questo ci manchi. Quindi dobbiamo invece in queste giornate come quella di oggi riprendere il nostro cammino e soprattutto fermarci a riflettere. Una giornata di riflessione importante sul nostro futuro, sul futuro dell'umanità, sull'esigenza di continuare a credere nei valori universali della pace, della difesa del nostro pianeta, come ha fatto molto bene Papa Francesco con la sua enciclica Laudato Si', continuare a credere in questi valori importanti per noi e soprattutto per i nostri figli e le nuove generazioni. Grazie per quello che state facendo e vi invio i miei più cordiali saluti.